eccoci come ogni settimana con Fico d'India, il meglio del cabaret d'insieme riproposto ancora una volta per voi. Siete pronti a ridere? Il mio consiglio è quello di allacciare le cinture di sicurezza perché il divertimento è assicurato e noi partiamo con questa puntata da Toti e Totino. Ma che c'è? Ma dove vai? Buonasera. Ma dove vai? Ma c'è qualche cosa di soldi per favore? C'è qualche cosa? Chi so che un mensaggio a te? Ma dove vai? C'è qualche cosa di soldi? Lei la pipiccia. C'è qualche cosa? A Piero mi fotti, sai? Ma dico io, ma venite a teatro, non avete i piccio dei poveretti, ma dicete vero. Che schifo. Una cosa da pazzo. Però certo. Ai. Ma andavo con mangio. L'ultima volta avevo 14 anni quando mangiavo. Ah, ma senza esagerare, 14 anni. A proposito, oggi quanto hai fatto? Di chi? Di chi? Di anni. Quanto hai fatto di elemosina, quanto facesti? 300 euro. Quanto? 300 euro. L'anno sto mese siamo salve. No. A tutti i cristiani che ci hanno andato piccio, erano 300. Se mi avessero nato un euro l'uno, erano 300 euro. Una patatina, guarda, per favore. Ma io... Cioè, se avessi i cristiani, se avessi una... stavano, tu sei tutto filosofo, tu. Ci stavano marzo, o fa piccare un caffè, o sai come niente, o zucchero. Ma come ha ragionato? Dimmi una cosa. Ma noi ora quant'avevi che siamo senza tetto? Senza tetto e senza tetto, perché quando firma la morte. Ma come, la dico con tutto petito che aveva debolezza, come ti spiace a pensare alle tette e ai femmine? Io non ci penso più già. Io arrivato alle tette e mento e ti pento. Vabbè, io babbia, io. Ma tu lo capisci che tu lo capisci stato... che ero un imprenditore prima di... Tu capisci che sta scurando? Guarda là, vedi sto vicolo. Sto vicolo questa sera sarà la nostra casa. Ma mi piace cambiare ogni sera albergo. Chiama l'albergo, chiamalo. Si chiama Albergo a Luna. Dimmi una cosa. Cioè io, ma tu guardate, io ero imprenditore. Ma tu che facevi tu? Ho fatto un grande investimento, però non ero buono. L'investimento, fece. Con la macchina? No, cretino, con la fabbrica che avevo. Io fabbricavo elettrodomestici. Ma vero? Sì. E che elettrodomestici erano? Frigorifici. Bello. La fabbrica sarà una fish? No. O Polonoid. Come Polonoid? Un sacco a tono. E mi parlano, ma va sei cretino, c'hanno un ghiaccio gratis, si sacca di frigorifici. Io che hanno un ghiaccio gratis. Ma chi ci dà? Tu, casomai, a Polonoid c'ha bene le cose allora che... Allora, se levano i frigoriferi, mi sa bene le stufe. Ecco, bravo. Dove te ne sei andato? All'Equatore. Come? Ancora ne vengono. Vabbè, ma allora se ti cerchi... Mi ha ridotto così. Tu sei, tu non hai l'appeal, tu non hai l'appeal. No, i pill all'aria. No, l'appeal significa quella cosa che ti porta verso, vabbè, mai che parlo con te se sapesse la mia vita qual è stata. Qual è stato? Ma ti pare che io era così? E come? Io camminavo con macchine Mercedes. Ma che facevo tu? Che faceva io? Che facevo io? Ma sta parlando con me? Sta parlando? No, tutto suono. C'è sento... Sta parlando con te! Parla! E chi ci dà se mi suono, scusa? Ma se mi ci sta parlando con te! Allora, per i frasti cattivo ti dico con tutto suono. Per? Io ero intanto avvocato. Tu? Avvocato, laureato in giurisprudenza. Mi sono dato alla politica. E a chi eravamo come assessore? Mi cominciano a preparare un po' con i progetti, costruzione di scuole,
costruzione di ospedale, costruzione di autostrade. Quando vette questi progetti io disse, ma scusate un minuto, picciotto, ma come faceva a fare le scuole, gli ospedali, un cemento esausto, un ferro tutto malo combinato, che le scuole carino, gli ospedali carino, le autostrade carino e morire i cristiani. Ma in Sicilia non è successo mai. Come? Che hanno caduto autostrade in Sicilia non è successo mai. No, però io mi ci sono opposto. Cioè, i fanno e carino all'indomani. Esatto. Mi sono opposto, cioè se no io la firma non ce la metto per fare queste cose. Ma perché se volevi fare un politico con lei? E giù, vedi uno mi fa, dice, c'è assessore, c'è sto business sono 10 milioni di euro, 2 milioni e mezzo vanno per lei. Cioè, ma state scherzando, rifiutato, disse pizza tutte vedranno il mio valore. Ma sa come è a finire? Mi caro fuori, perché? E tu fai un politico con lei, ora con un politico con lei non si trova più. Tu avessi mai conto tutto noi! A voce di pazzo, va. Allora che ho detto? Abbandono la politica, ma faccio l'avvocato. Voglio fare l'avvocato, l'ordine degli avvocati mi scancellò. Perché tu ci vai su tutte le politiche, i politici tutto non se ne fanno. E allora lascio la politica, lascio l'avvocatura, me ne torno a casa. Mia moglie me la so, signor. 5.000 euro al mese di alimenti. Alimenti. Cioè, ma come tutta la vita ti metti a dieta? Ora che me la stessa voglio alimenti, ma come ha ragione? Si ferma sul sale. Ma cosa la fa? 5.000 euro. Se va bene, mia moglie è sana, lasciamola per. Mi rivolgo ai miei figli, io mi sanno, mi possono già dire. Ma quando va? Uno se ne è a Parigi, l'altro se ne è a, come si chiama, a Londra, mi dice, te papà, vattene mi fatte tu, e me la stanno come. E tu facisci un politico onesto, te ne aventava? Tu, se fai che... Avessi fatto il culo tutto, non facciamo come una tisana. Ma che fai in scuola senza cemento buono? Tale, stasera rimangiate, mi si dice. E se siamo sazi? Non voglio mangiare. Magari lo vedo. Cosa ti dico? Andiamo una cuica. Andiamo una cuica. Vai, aiuto. Aspetta, dai, io. Ora mangio il tuo a me. Come lì? Aiutami, aiuto. Avanzate tutta la serie di raccosti. Ecco, ecco. Eccomolo. Ecco. Danna aiuto. Aiuta lei. Vamo, una luce, ecce, grazie. Tira. Oh, bravo, vattene. Vediamo l'ecce. Io non capisco chi chiama a fare questa cosa. Tu non lettini non nasi, ma vuoi spiegare perché? Ogni stile di questa maniera, picchi. Io non capisco. Qual è il più grande dottore? Tu. E allora un rispetto è puntato all'età. No. Io mi cuccare non lettino e tu io puoi... non nasce, e tu è giusto. Ecco. Non ti metto a testa o a piedi? Uno vuole due occhiamo, cucco. Io nasce e non ho letto. Minchia. Sale. Oh. Buonanotte. Buonanotte. I preghiere ti resisti. I preghiere ti resisti. Oh, poi mi dico. Ditti preghiere, può essere che domani non ci arrivi. Almeno se tu a domani non ci arrivi, Roma non le tue. Pensa per te, è all'anima tua. Ma tutta la notte così non può essere, però. Aspetta. Ho letto un libro degli indiani Navaco che dice che quando uno russa così è perché un spido ce l'ha vissuta. Aspetta, com'è la formula? Ah, sì, me la ricordo. C'era la formula per farlo finire di ronfoleare. Tatanca, 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 tatanca. Minchia, vero funziona, oh. Minchia, sezzettio. Troppo bello.
Tatatanka! Tane so suoro but. Tatitanka, tatatanka! 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 Tatanka! Spera di amore, deve morire il mio sonno. E domani mattina deve trovare molto consulto nella seggia. Disonesto e cornuto, devi morire. Tatanka in che ta canta. Cioè, vedi che deve fare un povero cristiano per dormire la notte nel lettino. No, no. Ad Insieme non può mai mancare lui. Chi è lui? Carmelo Caccamo. Buonasera, come qua una ultima volta. Ma che fai, impazzita? Fa balletti, ballettini. Ma io la vedo, non so, ma ultimamente la sto vedendo più contenta la signora. Ma secondo me che niente è cutta, Ma che c'è? Mi stai vedendo ora, mi stai vedendo cutta sta cosa.